volta un coniglio che aveva detto un giorno a sua madre di voler giocare da solo e lontano da lei. Il mago Niame, il più potente fra i maghi del cielo, viveva in una fattoria posata sopra un bellissimo tappeto di nuvole. Mi sono sempre chiesto come possa fare a essere felice e a sorridere una ragazza che vive così lontano dalla sua terra. C'era una volta una mamma straniera con suo figlio in un ambulatorio pediatrico che disse al medico di non avere amici, salvo quelli conosciuti nella sala d'aspetto. Al dottore venne così l'idea di far diventare quel luogo un punto d'incontro dove far venire le mamme a raccontare ognuna la propria favola. È nato così il libro di Andrea Satta, pediatra, scrittore e musicista. Lo ricordiamo quest'estate sul lungomare con i suoi Tête de Bois sul palco a pedali. Nel suo studio medico nella periferia orientale di Roma si occupa di bambini provenienti da 35 paesi del mondo. Ha raccolto le favole delle loro mamme in una pubblicazione i cui ricavi andranno al centro pediatrico di Emergency per i bambini del campo profughi Maio in Sudan. È stato il primo appuntamento del ciclo di incontri organizzato nel punto lettura Nati per Leggere del PAN. Luogo in cui le arti si sperimentano a partire dallo stimolo che i bambini possono ricevere dalla lettura, secondo quella che è appunto la filosofia del progetto Nati per Leggere. Un incontro di idee ispirato soprattutto al concetto sbagliato che oggi si ha dell'integrazione come inserimento dello straniero in una sorta di realtà vincente. Non ha molto senso pensare agli stranieri come una entità omologabile. Io la parola integrazione la abolirei, perché è come se noi volessimo proporre un modello nel quale tutti devono trovare un ruolo. E non è così, non è giusto così.